Il giorno della memoria si celebra con tante diverse iniziative anche quest'anno. Il Consiglio regionale si è riunito a Prato al Museo storico della deportazione e resistenza per una seduta solenne. Nelle sale delle esposizioni di Palazzo del Pegaso intanto c'è la mostra fotografica Attorno alla Shoah, è curata da Paola Zamboni ed è tratta dall'archivio Alinari. Il Lamma nei suoi laboratori presenta il report sul clima del 2022, un anno estremo questo, dice il direttore, e ci dovremo abituare sempre di più alle conseguenze del cambiamento climatico. Logico che quando si discute del bilancio dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, questi diventino temi centrali. In attesa della prossima seduta faremo un rapido excursus sul lavoro delle commissioni. Si è parlato anche, ed è un argomento interessante per i nostri telespettatori, delle nuove regole per la gestione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. In Commissione Cultura invece è proseguito il percorso degli Stati Generali, con al centro la riforma del sistema musicale. La Toscana guarda alla Francia del Sud e intende proseguire e rafforzare un rapporto di collaborazione che da tempo ormai esiste con la regione Provenza, Alpi, Costa Azzurra. Intanto il presidente Mazzeo è stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Anche quest'anno la Toscana celebra il giorno della memoria, quello in cui ricordiamo tutte le vittime della Shoah. Il Consiglio regionale lo fa con tante iniziative, una mostra delle foto dell'archivio Alinari, diverse altre manifestazioni sui territori con la partecipazione dei consiglieri, soprattutto la seduta solenne di questo 27 gennaio a Prato al Museo della Deportazione e Resistenza. Il presidente Antonio Mazzeo è intervenuto qualche giorno prima nel nostro programma Memorie del Novecento per spiegare quale atteggiamento rispetto a questa giornata. Penso che in un tempo in cui purtroppo iniziano a mancare completamente quelle donne e gli uomini che hanno vissuto le barbarie della Shoah, compito delle istituzioni deve essere quello di fare da amplificatore di memoria, di cercare di parlarne, di approfondire, di non voltarci dall'altra parte. Andando nelle scuole, parlando con le ragazze e i ragazzi più giovani, troppo spesso sembra quasi che quello che è accaduto non sia realmente accaduto. Ecco perché dobbiamo investire di più sul terreno della memoria, dobbiamo tornare a portare le ragazze e i ragazzi in quei luoghi, perché toccare con mano vuol dire anche prendersene carico. La scelta del Museo di Prato ha un grande significato, dicono qui. Sì, decisamente, siamo veramente onorati di ospitare questo consiglio solenne della Regione Toscana per il giorno della memoria, un consiglio che sottolinea l'importanza di queste tematiche, che sono tematiche purtroppo attuali. Ritroviamo ancora oggi il fanatismo razzista, il sessismo, l'omotransfobia, sono tematiche di cui si sente parlare al telegiornale. Ecco. Noi non pretendiamo di avere una soluzione a questi grandi problemi, ma abbiamo la possibilità di mostrare, di raccontare ai giovani e ai meno giovani quelli che sono gli effetti di un percorso basato su questi pregiudizi. Ecco, se si intraprende un percorso del pregiudizio, se si identifica un diverso e infine si discrimina, il rischio è di portare alle estreme conseguenze un percorso di violenza che porta alla morte. Il 27 gennaio comincia a Firenze con l'evento della Regione Toscana, la memoria contro l'indifferenza, al Teatro La Compagnia. Ci sono stati centinaia di studenti in sala e migliaia si sono collegati per ascoltare testimonianze, vedere documentari e film su quella terribile tragedia. A nome del Consiglio è intervenuto il presidente Antonio Mazzeo. A Prato, oltre agli interventi istituzionali durante la seduta, c'è stata la relazione del professor Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Altre immagini e interviste saranno nella nostra prossima puntata di venerdì 3 febbraio. Intanto torniamo a Firenze, dove da qualche giorno è stata aperta la mostra fotografica Attorno alla Shoah, visitabile fino al 4 febbraio. L'ha curata Paola Zamboni. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualcosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto
quindi pensare ai sommersi e ai salvati che, come vedrete in queste sale, parlano tra di loro. Io condivido molto il taglio di questa mostra e sono contento come Alinari di aver partecipato, perché la memoria è qualcosa di molto delicato, la ripetizione è pericolosa, certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco, mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità, questa qualcosa che è incommensurabile, che rimane come un buco nero, diciamo, nel centro dell'Europa. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. All'inaugurazione c'erano anche presidente e vicepresidente della Commissione Cultura. È molto significativa questa mostra, devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio, al di là delle magnifiche foto che sono esposte, perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre, che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine, una memoria un po' di maniera, dico io, che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti. Oltre a Mazzeo, dell'ufficio di presidenza c'era il consigliere Petrucci. La forza di questa sala è veramente impressionante e aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo, e quindi insomma complimenti veramente a chi ha curato la mostra, la realizzazione, complimenti sicuramente alla Fondazione Alinari, al Consiglio regionale, insomma è un passaggio importante e non scontato, non deve diventare la ricorrenza anno per anno, ecco. E questa mostra riesce a non commettere quel passaggio errato. È un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah, raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato, e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Vado ripetendo sempre nelle scuole, ragazzi, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, perché quello che è accaduto può accadere ancora. Nei giorni scorsi l'AMA ha presentato il rapporto sul clima del 2022 ed è stato molto più che allarmante. Il 2022 si chiude in Italia come l'anno più caldo, con un'anomalia di 1,15, in Toscana come sempre l'anno più caldo, con un'anomalia di 1,3, quindi maggiore rispetto a quella che è l'anomalia nazionale. Siamo, diciamo, la zona più calda del mondo, perché il mondo nel complesso arriva al sesto posto il 2022 e l'Europa è il secondo. In Europa l'anno più caldo è stato in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo e in tutta l'Inghilterra. Quindi queste, diciamo, sono le zone più calde, diciamo, nel 2022.
È un anno di record, ma ormai, come sapete, ci troviamo spesso e parliamo di record purtroppo quasi tutti gli anni, qualche record c'è sempre. Alla luce anche di questo, del grande cambiamento climatico in atto, servono nuove politiche ambientali e la regione ha una propria agenzia per questo settore, l'ARPAT. Nell'ultima seduta del Consiglio si è approvato il suo bilancio 2021 in linea con le previsioni. Nel dettaglio il valore della produzione è di circa 53 milioni, si riduce di 1,5 milioni rispetto al 2020. Tra le voci principali, i contributi della Regione per il finanziamento intorno a 46 milioni di euro e i ricavi per prestazione di attività commerciale 250 mila euro. I costi di produzione sono di 49,5 milioni e registrano un aumento di 1,1 milioni euro. È un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente, abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare, di supportare le attività di ARPAT, e quando poi c'è da votare il bilancio poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento, se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni, ARPAT dovrebbe chiudere. Noi invece vogliamo che ARPAT continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre in alcune vicende, ad esempio quella del CEU. Io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di ARPAT e della Regione Toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti, e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che ARPAT svolge. Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio, nel quale ovviamente noi andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con ARPAT un potenziamento anche del personale. Un bilancio che chiaramente fa riferimento dal punto di vista tecnico a delle difficoltà che ARPAT incontra, innanzitutto sul personale, perché negli ultimi 10 anni il personale qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche, e quindi che deve essere un personale che ha un'età al di sotto dei 50 anni, in realtà oggi coloro che lavorano in ARPAT e hanno più di 50 anni sono il 70%, quindi diciamo sono poche le persone a disposizione di ARPAT per svolgere alcuni tipi di verifiche. È anche vero che questo è un problema, come dicevo, che dura da 10 anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica. Ma quello che a noi è interessato, e abbiamo portato anche un ordine del giorno per far sì che ci fosse un progetto speciale, un atto di indirizzo da parte del Consiglio regionale. Per la prima volta in Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che ARPAT deve svolgere. E allora i dipendenti sono 628 a fronte dei 644 dell'anno prima, di cui 52 dirigenti. I compiti dell'ARPAT sono molti e cresceranno ancora con il controllo sulla realizzazione dei progetti del PNRR. Il direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'agenzia si era posta di raggiungere nel 2021, fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale. Tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione, anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale. Nell'ultima seduta si è parlato anche di una proiezione internazionale della nostra regione verso la vicina Francia del Sud. Sono stati molti gli interventi, al presidente della commissione affidiamo il compito di fare una sintesi. È stato avviato il percorso per l'aggiornamento di un rapporto e anche un'intesa tra la nostra regione, i nostri territori e i territori ovviamente che abbracciano quella parte di Francia così bella e così importante. Ci sono tanti tratti anche comuni, ci sono tante questioni che possono essere affrontate insieme. Da qui nasce anche il contenuto della comunicazione che il Presidente della Giunta regionale ha fatto all'Aula, e da lì è nato un dibattito molto interessante
che ha visto anche emergere la volontà comune, trasversale, come spesso accade in questa legislatura quando si parla di temi europei o temi internazionali, di portare in Commissione Europa la discussione, l'analisi sia di questa proposta legata all'aggiornamento di questo accordo, ma anche per mettere in evidenza altre questioni da affrontare insieme. A proposito, il presidente Mazzeo è stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Il voto durante l'assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che si è svolta a Bologna lo scorso 19 gennaio. Ecco il commento di Mazzeo. Sono davvero orgoglioso di essere stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Cos'è il Comitato Europeo delle Regioni? È la voce delle regioni e delle città nell'Unione Europea. Fornisce supporto, consulenza in merito a nuove leggi che hanno un impatto sulle regioni e sulle città. Mi occuperò in particolare di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e di politiche economiche, con una bussola. La bussola sarà David Sassoli, il suo esempio di avvicinare sempre l'Europa ai cittadini, ai nostri territori. Noi dobbiamo guardare all'Europa come a un luogo delle opportunità, come un sogno per realizzare il nostro futuro, come un orizzonte per le nuove generazioni. Insomma, un impegno importante, spero di saperlo svolgere così come fatto in questi anni in regione, ponendo sempre lo sguardo alle persone che soffrono di più, cercando di ridurre le disuguaglianze che purtroppo esistono anche nei nostri territori. Una bella sfida, una sfida da mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Vediamo qualcosa del lavoro delle commissioni in questi ultimi giorni. La quinta prosegue nel percorso degli Stati Generali della Cultura su due aspetti in particolare: la rigenerazione urbana, in questo caso finalizzata, è ovvio, all'offerta culturale, e la riforma del sistema musicale, non solo dell'insegnamento ma anche della formazione, un aspetto importante e forse sottovalutato quest'ultimo, che il confronto di queste settimane sta portando alla luce. La commissione Territorio e Ambiente si è occupata invece di trasporto ferroviario con le audizioni di Trenitalia e RFI, tanti i nodi irrisolti, li conosciamo: dall'alta velocità a Firenze con il sottoattraversamento della stazione Foster ad altre problematiche evidenti sulle linee da Firenze per Arezzo, Siena, Lucca, Borgo San Lorenzo, Pisa e Livorno, ancora la Tirrenica, Saline Cecina, Saline Volterra, la stazione alta velocità di Media Etruria. Le prime risposte sono arrivate, altre ci saranno per scritto nei prossimi giorni. In totale in Toscana ci sono 1500 km di rete ferroviaria su cui viaggiano 830 treni regionali, 300 a lunga percorrenza, di cui molti ad alta velocità, e 183 treni merci. Quello della gestione degli impianti termici è un argomento di grande interesse nella Commissione per lo sviluppo economico. Ci sono state le consultazioni con le categorie degli impiantisti per il regolamento di attuazione delle norme sulla manutenzione e sull'ispezione degli impianti. Un lavoro condiviso, molto apprezzato dalla Presidente. La stessa Commissione ha ipotizzato infine che anche in Toscana le associazioni di pesca sportiva possano avere in concessione e gestire tratti di fiume e di torrente. È stata questa una settimana caratterizzata da tanti eventi legati alla memoria della Shoah, sia a Palazzo del Pegaso che in tutte le province toscane. C'è stata però anche una cerimonia che si lega allo sport, al nuoto, con le pinne nello specifico. Viene consegnata una targa a Massimo Milano, 3 volte campione del mondo, 60 volte campione italiano in acque libere. La proposta era partita dal consigliere Nicolai ed era stata subito approvata dall'ufficio di presidenza. E lui, il campione grossetano, talvolta un po' dimenticato, esprime qui tutta la sua soddisfazione. Ho iniziato a 6 anni, quando già con le prime categorie, e poi dopo ho proseguito negli anni, non mi sono mai fermato, perché per me questa qui è una passione, cioè proprio è una cosa che se non la fai quasi ti manca tutti i giorni. Per cui ecco, è un risultato di una vita di tanti allenamenti, di quotidiani, tutti i giorni, quando è possibile anche 2 al giorno, ecco.
è una grande soddisfazione. Un'ultima notizia di cui parliamo oggi: la compagnia teatrale della Fortezza, attiva dal 1988 dentro il carcere di Volterra, sarà conferito il gonfalone d'argento, la massima onorificenza del Consiglio. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza dopo che è stato presentato il progetto per il nuovo teatro all'interno della struttura. Sarà realizzato in un padiglione di 450 metri quadrati con 250 posti e sarà completamente rimovibile. Questo consentirà ai cittadini di avvicinarsi all'esperienza del teatro carcerario anche rimanendo all'esterno della fortezza. Per oggi è tutto nei nostri telegiornali. Ogni giorno trovate le notizie su tutti gli eventi principali del Consiglio regionale. Appuntamento invece la prossima settimana per un ulteriore approfondimento sulla seduta del Giorno della Memoria con immagini e interviste. Regionando dunque torna venerdì 3 febbraio, sempre alle 21:15.